Andando in cucina ho visto Jenny che stava lavando i piatti e ho visto nella tabella che per tutta la settimana ha fatto solo lei esclusivamente i piatti. E quindi sono un amico orribile. E siccome voglio farmi perdonare, trasformerò tutta questa stanza nella sua gaming room. Qui dietro le mie spalle ho scritto tutto quello che ci servirà per creare questa stanza da gaming. Gaming room, ci servirà un televisore, un divano, PlayStation 5, cibo, LED RGB, abbellimenti e infine un regalo per Jenny. Partiamo dal televisore, che sarà un 60 pollici, quindi potrà guardarsi Netflix senza problemi. Sono stanco. E signori, questa è la TV gigante di 60 pollici, guardate quanto è gigante! La nostra bellissima tabella abbiamo fatto col televisore, il secondo step, il divano. E per fortuna per il divano l'ho già qui, nella mia bellissima stanza. Infatti il divano è coperto da questi due bellissimi coperte perché non lo utilizziamo mai. Quindi abbiamo il nostro bellissimo divano che è veramente gigante quanto la televisione. Ok, e quindi andiamo a completare il secondo step. Abbiamo il terzo, ovvero la PlayStation 5. E sappiamo tutti che la PlayStation 5 ormai è introvabile e guardate cosa sono riuscito a trovare. Questa secondo me, appena la vedrà Jenny, sarà troppo contenta perché la PlayStation 5 è una cosa che vuole da tantissimo tempo, quindi spero che le piacerà. Oppure messo la play, guardate come sta venendo. Manca un sacco di cose perché mancano i led con le nuvole tutto lì sopra. Il punto 3 ora della PlayStation 5 l'abbiamo fatto e ci mancano 1, 2, 3, 4 cose, ma sono veramente assai complicate. Il cibo lo lasciamo dopo, ma partiamo con i led RGB. Direi che abbiamo tutte le cose necessarie. Abbiamo tipo un sacco di lucine che possiamo utilizzare all'interno di tutta questa gaming room. Partiamo con i led, che sono la cosa più fondamentale in una gaming room. Al momento ho finito solo di tappezzare le luci, lasciate stare ovviamente lo scotch perché verrà ricoperto tutto di nuvole e sarà veramente una figata. Ragazzi, dopo circa un'ora di montare luci, togliere luci, ce l'ho fatta, ma c'è stato un piccolo problema. Tutte le nuvolette che dovevo fare praticamente non si attaccavano al muro, quindi ho sostituito tutto il scotch marrone con questo piccolino che è trasparente. In pratica sembra che sta veramente volando. Ora facciamo prova luci, quindi spegniamo questo e andiamo praticamente ad accendere qua. Guardate ragazzi, tutte le luci belline, guardate che carino. Oh mio Dio, secondo me verrà veramente una figata. Le ho fatte praticamente anche arrivare qua, tutto dietro la TV. In pratica, se io spengo anche questa luce, guardate tutte le lucine, che carine raga. La gaming room si sta formando. Sono troppo fiero di questo lavoro, anche se mancano un sacco di cose. E andiamo a completare il quinto punto, ovvero abbiamo fatto anche i led RGB, mancano gli abbellimenti della gaming room, il cibo e alla fine il regalo. E poi arriverà Jenny. È arrivato il momento, signori, di ammettersi al lavoro e quindi manca il punto numero 6, ovvero gli abbellimenti. Quindi andrò a prendere un po' di cose, la arrederò in un modo veramente molto molto carino. Ho comprato questo mobile che lo utilizzeremo per il portacibo di questa stanza da gaming, anche per coprire i cavi, siccome non ho ancora fatto il cable management. Direi che ci può stare. In pratica qua metterò tipo patatine, un po' di snack, e quindi praticamente si può mangiare tutto quello che vuole, soprattutto mentre gioca con la PlayStation 5. Raga, c'è la play, mamma mia. Credo di aver preso troppa roba, non so come riesca ad aiutarmi, ma raga, ho preso anche la corona di Jenny. Entriamo nella stanza. Siccome lei è una regina, io direi di mettere la bellissima corona così. Oh mio Dio! Abbiamo anche Wally, che direi di mettere qua, che secondo me è stracarino. No, Wally! Ora direi di riempire tutto questo angolo dei suoi manga preferiti, perché raga, ho saputo praticamente, ragazzi, che uno dei suoi fumetti preferiti è questo. Quindi praticamente gli ho preso il 6 e il 7, quelli che gli mancavano, e quindi direi di andarli a mettere lì dentro. E che fai? Alcuni giochi della Nintendo Switch non li metti? Ovvio che sì, ragazzi. Li mettiamo qua. Oh, che carini, guardate che figata sta uscendo qua sotto. Come la postazione gaming, ci mettiamo pure le cuffie da gaming, che sono tipo che costano un sacco di soldi. E che fai? Non metti un set di caramelle da gaming? Io penso, raga, che sta venendo veramente una figata. Ovviamente con le luci accese da tutto un altro tono, ma guardate quello che sta uscendo. Direi che un po' di cibo l'ho preso, così lo mettiamo nel suo scaffale di cibo. Oh, guardate che carino, il ringo di Stranger Things, che è la mia serie preferita.
vita e ripiace anche a Jenny, quindi raga, mamma mia che sta uscendo. Io direi che nel secondo cassetto ci mettiamo praticamente i giochi da tavola preferiti di Jenny, ovvero Bad People, che è persona cattiva, What Do You Meme, che è stra divertente, vi giuro. Quindi chiudiamo qua e nell'ultimo ne mettiamo qualcosa di straccarino. Io, per garantire la sicurezza di Jenny, direi di mettere qualche tachipirina, qualche farmaco che potrebbe servire a Jenny in caso se magari sta male e non si può alzare. Quindi mettiamo un po' di farmaci, chiudiamo. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa mettereste in una gaming room, perché sono veramente curioso. Io direi di mettere anche questa ruota della fortuna in caso se Jenny dovesse fare qualche challenge. Magari deve andare in live, la fa qua dalla gaming room e fa qualche challenge con la ruota della fortuna. Ho praticamente inserito pure il cavo di ricarica dell'iPhone, così si deve caricare l'iPhone, ce l'ha praticamente vicino al divano, mamma mia. Ho praticamente inserito il joystick, così almeno può giocare alla play tranquillamente. Ci ho aggiunto pure la ring light, così se in caso... E che fai? Non fai TikTok nella bellissima gaming room fatta da Firi? Ovvio! La stanza l'ho finita, la vedete appena arriva Jenny, infatti tra ben 15 minuti arriva Jenny, vi farò vedere tutto quello che ho fatto per lei. Spero gli piacerà questa sorpresa. Ah, dimenticavo! Dobbiamo finire di completare, il cibo l'abbiamo fatto, gli abbellimenti li abbiamo fatti e il regalo, questo ve lo farò vedere appena arriva Jenny, però intanto lo spuntiamo. Quindi ci vediamo tra poco appena arriva Jenny. Ciao. Ciao. Sei felice oggi? Oh sì, ero da Roma. Vuoi essere più felice? Certo. In pratica ho visto che hai fatto i piatti tutti tu questa settimana e quindi per sdebitarmi di questa cosa ti ho fatto una sorpresa. Tipo? Lì. Ecco, accendi le luci. Vai. Ok, wow. Cosa ne pensi? Intanto che è figo. Allora, PlayStation? Sì, è la PlayStation 5. È la 5. Sì, dove l'hai trovata? Non si trova, perché manca da non so quanto tempo. Questa, mia cara Jenny, sarà la tua gaming room personale. Personale, ma ci puoi entrare? Io non ci posso entrare, ma perché lo dice questa corona, che sarebbe la tua, quindi... Oh, perfetto, la corona è la regina di questa gaming room. Aspetta, c'è un'altra cosa. Ok, c'è una scatola. C'è una scatola. Guarda che hai messo il mio basso. Sì, ok, vai. È un regalino che ho fatto per te, spero che ti piace. Sì. Apri, ci sono un po' di palloncini. A parte che sia un buon compleanno, ma non avevamo budget. Apprezzo come li hai incantati, va bene. Low budget, sì, non avevo carta regalo, Jenny. Ok, sto cercando di aprirla. Sono il Lego di Justice League, quello con Batman Superman. Ti sei dimenticato il prezzo. Vabbè, dai. Ok, c'è l'altro, è gigante. È gigante. Oh mio Dio, vai, ti aiuto pure io. È il Super Lego dell'Apollo 13. Come sapevi? Come lo sapevi? Grazie a Robby, ovviamente. Comunque è la carta regalo più difficile del mondo da aprire, incredibile, altro che low budget. È Sclero Plus. Wow, è gigantesco, tesoro. Ok, quando l'hai lasciato il prezzo? Me lo sono ricordato questo. Dai, diciamo che è un bellissimo regalo, sarà per i prossimi 20 anni del tuo compleanno. E tu ne hai due. Wow, è bellissimo, super comodo, dopo l'ora di fare la play e hai messo lì anche i miei manga. Sì, wow. E guarda cosa ti ho preso, il 6 e il 7 di questo. Ah, dove li trovati? Sai che questa sorpresa la sto facendo da tantissimo tempo, la sto organizzando, quindi... Ma da quanto tempo? Da tanto, e grazie anche a Robby ci siamo organizzati. Quindi... considerazioni finali. So che non posso sedermi nella tua gaming room, però considerazioni finali. Molto figo, non me lo aspettavo. E poi. Ma come? Poi. Ma come?